Si vota in 3.562 comuni d'Italia, in 148 nelle Marche e anche a Monteporzio si andrà alle urne per eleggere il primo cittadino che succederà a Giovanni Breccia, sindaco per due mandati consecutivi dal 2014 al 2024. Le amministrative sono in programma i prossimi 8 e 9 giugno e il candidato Marco Moscatelli affila gli artigli. Insieme per il futuro Monteporzio e Castelvecchio è la lista di colui che ha accettato con entusiasmo la proposta che gli è stata fatta da un gruppo di amici. Moscatelli ama profondamente il comune dove è nato e continua a vivere, con la voglia di vedere nuovamente crescere e prosperare il territorio e renderlo protagonista dello sviluppo dell'intera vallata del Cesano. Sta nascendo un progetto che coinvolge soggetti motivati e disponibili a lavorare insieme per un futuro migliore di Monteporzio, comune della provincia di Pesaro Urbino che conta quasi 3.000 abitanti, borgo storico dalla valenza agricola e industriale. I punti di forza del gruppo sono esperienza, entusiasmo, chiarezza, trasparenza e onestà. Questi i magnifici 10: Diego Anniballi, Daniele Biagioli, Matteo Bugugnoli, Sonia Capoccia, Federico Falchetti, Ombretta Ghieronzi, Gualfardo Mancini, S. Tundò, William Serfilippi e Vittoriano Solazzi. La storia professionale trentennale di Marco Moscatelli quale funzionario della Regione Marche, insieme alle qualità degli altri componenti della lista, consentiranno di affrontare nel migliore dei modi la sfida. Si guarda a risollevare e riqualificare i centri storici, le strade, i marciapiedi, i giardini, le scuole e il tessuto sociale. Si punta su educazione e cultura, benessere, lavori pubblici. La coalizione civica ascolta le esigenze di tutti ed è pronta a mettersi al lavoro, potendo contare anche su importanti rapporti a livello regionale, nazionale ed europeo. La sua lista è stata sospesa e poi riammessa dal TAR. Qual è stato l'andamento di questo ricorso? L'andamento del ricorso è dovuto a una superficialità da parte sia della nostra lista che da parte dell'amministrazione comunale e da parte della commissione elettorale, che non ci ha dato il giusto supporto per l'andamento corretto della presentazione della lista. Praticamente mancava un timbro di congiunzione tra i fogli dei candidati della lista e i loro sottoscrittori. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare un ottimo professionista che aveva già vinto un ricorso simile alla nostra posizione e che è riuscito a dimostrare al Tribunale Amministrativo delle Marche la bontà della nostra azione e ha dimostrato in sede di giudizio che la partecipazione da parte dei sottoscrittori alla nostra lista era corretta. Pertanto ha accolto tutte le nostre controdeduzioni, riammettendo la lista alla competizione elettorale e facendo giustizia. Qual è il suo pensiero sugli attuali conti comunali? Abbiamo molti dubbi e sarà il nostro primo impegno di verifica dei conti appunto comunali, perché non possiamo intraprendere un'azione amministrativa se non sappiamo le reali condizioni finanziarie del comune. Ci hanno detto che ci sono dei avanzi di bilancio, ma noi non siamo convinti e faremo una verifica puntuale e precisa per conoscere effettivamente le risorse finanziarie che abbiamo a disposizione. Lei vorrebbe riqualificare i borghi. Che cos'è il borgo accogliente? È un'idea della Regione Marche che noi sposeremo appieno, per cui approveremo dei progetti ad hoc per la riqualificazione dei centri storici, per favorire l'insediamento delle imprese commerciali del turismo all'interno dei borghi storici e riqualificarli dal punto di vista urbanistico con un apposito arredo urbano e farli rientrare nel circuito marchigiano dei borghi eccellenti, in modo da favorire l'afflusso di turisti. Quali miglioramenti che vorrebbe portare per le scuole e gli asili? Allora, le scuole del comune necessitano innanzitutto di una messa in sicurezza. Una scuola non ha certificato antisismico. Intendiamo accorpare gli asili nido in modo da portare ulteriori servizi a favore dei bambini. Il programma che cosa prevede per le associazioni? Abbiamo in programma una nostra collaborazione fattiva
abbiamo previsto di acquistare o rendere disponibile un ex asilo di Castelvecchio, che è attualmente abbandonato, per portarci la sede di tutte le associazioni in modo che non abbiano ulteriori costi per affitti o cose varie, e in cui possono organizzare le loro attività in questo spazio che è meraviglioso. Quali sono le prime cose che vorrebbe realizzare? Noi abbiamo un programma dei primi 100 giorni che si traduce così: una immediata sistemazione dell'arredo urbano, di un decoro del paese, perché attualmente il paese ha dei problemi di decoro, nel senso che l'erba non è tagliata, ci sono le buche nelle strade, ci sono, le mura sono abbandonate a se stesse, per cui la prima cosa che faremo è sistemare e dare un decoro al nostro comune. Dopodiché bloccheremo l'aumento della Tari che è stata fatta nell'ultimo consiglio comunale, e pian piano cercheremo di ridurre le aliquote, le addizionali IRPEF e le tasse comunali, perché abbiamo effettivamente bisogno di questo, perché sono le più alte di tutta la regione, non solo della Vallata.